Allora, buonasera a tutti, grazie al professor Morcellini di avermi invitato, come sempre gentilissimo in queste occasioni. Allora, io vi porto i saluti dell'ISLE, io sono un giornalista, sono un autore del servizio pubblico della RAI, ma comunque volevo comunicarvi un po' di informazioni sulle attività dell'Istituto di Documentazione Legislativa e del Parlamento, di studi e documentazione legislativa del Parlamento. Allora, si è così orientati a fare un incontro, premesso che governare oggi è difficile, perché insomma vedete tutti le cronache, per fare la quadratura del cerchio sulle norme di ogni tipo è un'impresa mastodontica. Però noi proviamo a incontrarci alla Biblioteca della Camera dei Deputati a fine novembre, per capire come poter sintetizzare quello che abbiamo detto, non tanto in norme, regole, doveri, diritti, obblighi, che poi verranno da sé anche in previsione appunto del rinnovo della convenzione, che naturalmente dovrà avere una scadenza doveva avere una scadenza nel 2016, ma il direttore generale ha sollecitato questa scadenza. Bene, questo lo dico perché tra l'altro bisogna ricordare che c'è anche un contratto di servizio che ha subito una proroga, quello vigente, pur anche se è scaduto. Il contratto di servizio è anche quello che entra nei particolari della programmazione, ma questo lo approfondirete. Allora, l'Istituto Legislativo delle Camere che certifica tra l'altro la qualità delle norme, la qualità proprio legislativa. L'ISLE ha un corso tra l'altro per i dirigenti della pubblica amministrazione anche su queste materie. Tra l'altro i giovani dirigenti della pubblica amministrazione nell'ultimo corso hanno redatto una proposta di legge di governance della RAI e questo potrebbe essere un punto di partenza. E questo è un punto d'inizio per raccogliere proposte, informazioni, idee. Ma non tanto dal punto di vista strettamente giuridico, poi chi è chiaramente ferrato nel diritto entrerà nello specifico, ma idee che potranno anche essere discusse a livello di partecipazione e di rappresentanza. Giustamente, come diceva il Presidente Rognoni, c'è una crisi di rappresentanza che tocca anche il servizio pubblico radiotelevisivo. Molti hanno parlato, si riparla della public company, si parla di una fondazione, si parla della suddivisione fra consiglio di amministrazione, consiglio di gestione, amministratore delegato unico, ma queste son le forme. L'importante è andare alla sostanza. Vi ricordo che comunque dobbiamo anche specificare una particolarità del servizio pubblico radiotelevisivo, premesso che io, e lo scrivo ogni tanto, la televisione è in re ipsa, come dicono gli eruditi, pubblica, cioè è un mezzo pubblico per eccellenza, a prescindere da chi la esercisce, che può essere anche un imprenditore privato, ma naturalmente costui deve sottostare a delle regole comuni, o meglio di diritto comune, ma questo è un discorso giuridico. Allora, la RAI, lo specifico della RAI è la RAI sul territorio, cioè l'innervatura del servizio radiotelevisivo sul territorio. Chiamiamolo regione, chiamiamolo provincia, chiamiamolo comune, insomma quel territorio che ha bisogno di assistenza, di sostegno anche, non solo dell'informazione, ma di una programmazione di rete esaustiva che interagisca con le realtà economiche, le sostenga. Ecco perché c'è urgenza e necessità che il servizio pubblico radiotelevisivo, la RAI, si prenda anche per esempio l'onere e il dovere di aiutare il territorio. Vedremo come, ma attendiamo le proposte. Ecco, io vi ringrazio e vi aspettiamo. Comunque poi a tempo debito vi daremo tramite il professor Morcellini, che naturalmente sarà presente al convegno, ripeto, la Biblioteca della Camera dei Deputati, tra il 20 novembre e fine novembre. Vi daremo comunicazione a tempo debito. Grazie a tutti.